sul mio canale, è la seconda volta che registro questo video perché mi ero messa in sala e anziché prendermi la faccia mi sono presa a metà gambe. Comunque, come promesso, oggi faccio con voi l'unboxing. La scatola ovviamente è già aperta perché ho già fatto il video e ho dovuto ricancellarlo. Allora, ho acquistato una borsa di Kors perché, come vi dicevo bene tempo fa, io mi trovo benissimo con questo brand. Kors mi ha garantito uno sconto VIP del 60% in anteprima ai saldi e io ho potuto scegliere una borsa che normalmente il prezzo pieno viene 2,75 perché è fatta di vitellino con l'interno di camoscio e in realtà quello sconto mi è venuta a poco più del costo di un portafoglio grande, quindi sulle 110-120 euro. Io ho venduto la mia furla di capretto, quella rosa e grigia bicolor, e con la differenza ho preso la borsa di Michael Kors. Allora, non ce n'erano molte che mi piacevano sul sito, nel senso che io prediligo quelle a mano. Non c'erano, nel senso che quelle che c'erano al colore che mi piacevano non erano in saldo, né con lo sconto VIP né con lo sconto dei saldi. Quindi io quei soldi lì, 395 euro, quest'anno non potevo spenderli e quindi ho preso un altro tipo di borsa. Ho preso la Juni Medium color noce, quindi un colore che va con tutto e che comunque posso portare anche nella stagione primavera, estate, autunno e anche inverno. Allora, questa è la sua dust bag, io mi trovo benissimo. Ecco, io ho venduto la mia di furla che è morbida, era morbida, fatta a mano con la tracolla, che ho usato tantissimo, che aveva circa 7 anni, per ricomprarne una comunque ancora morbida, anche se io, ripeto, preferisco le semirigide perché mi trovo molto meglio, però ripeto, quelle che piacevano a me non erano in saldo e quindi non ho potuto comprarle. Questa è la fattura, questo suo certificato che è prontamente volato dietro la macchina. Allora, questa è la borsa. Io prendo sempre tutte, la misura più grande per me è la media, nel senso che non vado oltre la misura grande perché non mi trovo con le borse troppo grandi. Tendo a riempirle, se non le riempio diventano mezze vuote, quindi flosce, molli, e non mi piace. Allora prendo le borse giuste per quello che ci devo mettere nella borsa, quindi le medie o le piccole. Adesso ve la tiro fuori, l'ho dovuta riconfezionare perché, come vi dicevo prima, praticamente l'avevo già aperta. La borsa è questa, vedete il colore, secondo me è bellissimo, ha lo stemmino qui di Michael Kors, dietro la solita genialata perché o il gancio delle chiavi o la possibilità di mettere le carte direttamente qui per tirarle fuori al volo. Tiriamo fuori tutta la sua sacchetta, questa è la regolazione che sta a spalla, la borsa si chiude con un automatico. All'interno è tutta di camoscio dello stesso colore, quindi bisogna stare attenti a non sporcarla. L'interno è fatto così, è semplicissima, non c'è dentro niente, come potete vedere. Ok, la struttura di base comunque è un filino rigida, ma non molto, perché vedete la borsa è morbidissima, fatta di capretto. L'interno ha una tasca qua grande e due piccole qui sul davanti, una qui se si vede e una qui. È profumatissima di pelle, è una Obo, ok? Che io generalmente con le Obo non mi trovo, adesso vi dirò poi usandola come mi trovo con questa borsa. Se volete il What's in my bag ve lo faccio, me lo scrivete sotto nella info. E se volete anche delle informazioni su come mi trovo e un raffronto tra un modello di Kors che ho, che uso tantissimo, che è quella praticamente in serpente che mi ha regalato mio marito, e questa, me lo scrivete, io vi faccio il raffronto, magari poi lo farò io direttamente usando la borsa e vedendo un attimino come mi trovo con questa rispetto alle altre, e insomma farò una sorta di recensione del prodotto. Ecco, questo è tutto, se il video vi è piaciuto un pollice in su, eccomi qua, e vi aspetto alla prossima sul mio canale. Ciao ciao!